Sudici cari amici sportivi e benvenuti al consueto vlog del venerdì, quello che il bardo Michele Posa conduce con l'immancabile presenza del diamante del ring Andres Diamond. Ciao amici a casa. Hai passato una bella settimana? Una settimana piuttosto intensa, poi per noi del wrestling non c'è ponte che tenga. Ah, noi sì? Siamo sempre in cabina a commentare le puntate che poi vanno in onda su Sky Sport. E quando non è qui è in palestra a pompare oppure a nuotare, pallanuoto. Perché pallanuoto dovete sapere che è un po' il wrestling degli sport acquatici. Mm. È lì che si lotta, ci si dà le mazzate, si fanno le prese di sottomissione in acqua. Beh, non a caso Rusev viene non dalla pallanuoto ma dal canottaggio, che sì, comunque ti fortifica, ti robustisce, insomma. Io quando nuotavo, perché da giovane facevo le gare, vedevo tutti questi qui che andavano con la canoa, insomma erano tutti dei pezzi da 90 come fisico. Del resto anche c'è un altro esempio di nuotatore celebre che poi è diventato un colosso per tutti quanti, che è Bud Spencer, che è stato il primo italiano tra l'altro a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero. C'era tra l'altro un film di Bud Spencer dove lui faceva il lottatore di wrestling mascherato, tutto vestito di nero, non era affiancato da Terence Hill. E nel wrestling web degli albori si utilizzò quel film per andare a cercare dei reperti, e li trovammo, che hanno confermato che negli anni 40-50 in Italia c'erano delle riunioni, ma è rimasto poco. Non ve ne traccia. No, c'è qualche immagine qua e là, sei tipo Istituto Luce, eccetera, però non ci sono gli annali che documentano il tutto. Mentre ad esempio per un vecchio articolo che ho scritto su Rusev in Bulgaria trovi i primi campioni, le date, addirittura migliaia di persone nelle arene, nelle città più importanti. In Italia sappiamo che qualcosa c'è stato, ma non abbiamo la possibilità di dire ecco qua i documenti che lo confermano. Dov'era internet quando serviva? Eh sì, purtroppo bisognerebbe entrare nella redazione di qualche quotidiano grosso e fare una ricerca di posteriorità o di anteriorità, chiamiamola come si vuole, andare a cercare. Perché noi qui a Sky abbiamo un archivio di tutte le gazzette dello sport dal tipo 1950 ad oggi. Ma mancano manca prime. Quello che ci interessa. Se no, guarda, sarei già andato a vedere per curiosità personale, poi magari salta fuori l'idea per un libro, non lo so, anche perché l'Italia ha portato tanti atleti italiani o italoamericani, non solo nel wrestling, ma nella lotta greco-romana, eccetera, grandi campioni, soprattutto zona nord-est, abbiamo avuto dei fenomeni, poi abbiamo avuto il primo Carnera, abbiamo avuto italo-americani o sudamericani, i Leon Omellini, Gio Savoldi, insomma c'è stato un grande fermento. L'Italia ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo del wrestling odierno, sin dagli anni 40, arrivando sino al Bruno Sammartino, che è il più recente e il più famoso campione tra quelli nati nei nostri confini. Abbiamo una lunga tradizione, quindi, non solo nella box, ma anche nella lotta libera. Adesso manchi te. Io aspetto ancora o quelli che stanno nascendo oggi sul wrestling italiano, quelli un po' più giovani magari. Beh, ce ne sono tanti che adesso stanno tentando la strada americana e anche europea, parlando più di una circoscrizione a noi limitrofa. Quindi insomma dateci dentro, allenatevi, fatelo però in tutta sicurezza, e se anche voi a casa e tanti mi scrivete volete imparare il wrestling, cercate una buona scuola e un buon maestro, soprattutto diffidate da chi vi promette in un mese nel ring, perché non funziona assolutamente così. L'allenamento minimo prima di debuttare è intorno ai 12 mesi mediamente, poi c'è chi riesce ad anticiparlo di qualche mese. Sì, magari perché arriva già con un background sportivo, esatto, forte. Più spesso, tante volte per molti il wrestling è il primo sport, perché si avvicinano a questa disciplina senza aver mai fatto nient'altro, perché vengono da mondi diversi, magari prima ascoltavano la musica metal, è molto frequente questo fenotipo come persona, e quindi insomma bisogna avere qualche fondamento di corpo libero che si apprende nel giro di qualche mese. Senti, recentemente, se non sbaglio, Forbes ha stilato la classifica all time di tutti i tempi dei migliori fisici in WWE. Così restiamo sul tema. Allora, sul gradino più alto hanno messo The Rock, al secondo posto, se non ricordo male, John Cena, e al terzo Ricky Rude. Te lo ricordi? Certo, Ravishing, no, Ricky Rude. Certo. È all time, quindi ci stanno tutti. Tu cambieresti questi primi tre gradini con qualcun altro oppure sei sostanzialmente d'accordo? Tieni presente che sono rimasti fuori Brock Lesnar, i Triple H del periodo in cui era bello. Cavolo, tirato. Beh, anche Triple H attualmente. Beh, Brock Lesnar ha un fisico che non mi fa impazzire, è una bestia, ovviamente gigantesco, però non è come dire, bello, good looking come può essere appunto un Rick Rude. Anche Randy Orton è rimasto fuori, Ultimate Warrior.
Warrior, tutta gente con fisiconi, no? Caspita, sì, infatti, cioè, no, Triple H anche attualmente mi sembra in grande forma e anche lui ha tenuto spesso copertine di Sì, giornali, Muscle di and giornali dedicati. John Cena, del resto, sarà anche l'attire che indossa sul ring, non lo valorizza quell'attire, Fitness. perché si vedono molto le braccia che sembrano lunghissime, grossissime, e non si vedono le gambe che potrebbero quindi sembrare piccole. In realtà è molto proporzionato. Però, tra l'altro, l'ho trovato un po' dimagrito rispetto al passato quando è rientrato anche a WrestleMania. Sì, ma la tua classifica è questa, la confermi o vuoi Allora, numero cambiare? uno, quindi c'è The Rock. Io metterei al numero 2 Triple H. Numero 1 mi sta bene. Numero 3 Rick Rude. In effetti è un ottimo Non so fisico. se ve lo ricordate, ma lui era noto perché aveva i pantaloni sempre coloratissimi, disegnati. Molto a vita bassa, tra I pantaloni l'altro. di Rick Rude e le giacche di Jimmy Hart e Mouth of the South negli anni 80 erano le cose più belle da vedere, insieme agli outfit di Macho Man Randy Savage e ad alcuni costumi di Ultimate Warrior. Erano le cose più pittoresche, più colorate, cambiavano Assolutamente, sempre. assolutamente sì. Era bello vedere ogni volta con quale costume si presentavano sul ring perché era sempre diverso. Allora, primo spunto di discussione qua sotto, la vostra classifica all time o da quando seguite? È dei tre migliori fisici WWE, maschili, perché se iniziate a scrivermi Trish Stratus, Lita, Miss Poppea e quant'altro, no, non va Beh, bene. qualcuno sicuramente, qualcuna, anzi, citerà Dolph Ziggler, che vedo che va molto forte anche nel torneo che sta avendo Sì, piede sulla tua piace? Stai pagina. Sì. votando? No, io non sto votando, io Si sa mai, eh. prendo atto di quello Ah, che perché vedi votano. chi vince e poi cerchi di farti uguale. Qui se vince un biondo ti vedremo arrivare biondo. Biondo, mi ci vedi biondo? Beh, non tanto. Allora, restiamo su John Cena. Sì. John Cena è tornato, ma ha ricevuto un indesiderato comitato di benvenuto da parte di AJ Styles. E adesso a Money in the Bank abbiamo due match di altissima aspettativa. John Cena e il fenomenale, Sì. due mondi a confronto, c'è cioè uno che ha fatto la gavetta in giro per tutto il globo, ha vinto titoli ovunque, ma non ha mai messo piede in WWE, contro l'uomo che ha rappresentato la WWE almeno negli ultimi 10 anni. E dall'altra parte Roman Reigns, un campione molto discusso, che fa parlare, che è tanto tifato quanto contestato, soprattutto sul web dove i critici sono numerosi, contro un Seth Rollins che continua a rifiutare l'apporto dei fan, ma che anche lui arriva da una gavetta talmente enorme che c'è chi, malgrado il suo ruolo da cattivo, non riesce a fischiarlo. Tra questi due match ad altissimo potenziale, i due ex Shield contro i due mondi a confronto, chiamiamoli così, qual è quello che ti intriga di più e perché? Bah, sicuramente AJ Styles contro John Cena, perché è un po' un dream match a suo modo, perché è il match degli appassionati di wrestling WWE contro gli appassionati di wrestling anche al di fuori della E non WWE. trovi strano che sia più tifato, sembrerebbe più tifato, almeno così a naso, quello che viene dal fuori, quando dove è stato lui a lottare in contesti più riservati, chiamiamoli così, insomma, non è che questi contesti abbiano guadagnato barcate di soldi, No, cioè no. TNA ha sempre avuto l'acqua alla gola, New Japan, per chi se ne intende, credo che negli ultimi 15 anni sia fallita un paio di volte, ecco, giusto per mettere i puntini sulle i. Anche Ring of Honor, però il punto è che gli appassionati di internet a volte si sentono più in diritto di tifare un atleta piuttosto che un altro. In realtà nell'arena uno vale uno, perché il tuo grido, il tuo applauso vale come quello di colui che ti sta accanto, che magari tifa John Cena. E quindi sarà interessante vedere come l'arena supporterà John Cena, perché abbiamo. Allora, per semplificare, John Cena è fischiato da metà del pubblico e tifato dall'altra Sì, metà. e ha un Cioè, non dedico. lascia indifferenti, polarizza, Ok, no? certo, ha un riferimento su età, passione, eccetera, e chi non è in quel gruppo, diciamo, di massa non gli piace, lo fischia a Mentre prescindere. AJ Styles di contro ha metà arena che lo tifa e l'altra metà che non lo fischia. Ne è indifferente. Potrebbe fischiarlo adesso per come si è comportato, perché ha avuto un comportamento davvero vile nei confronti di John Cena, Sì, attaccandolo due o tre però volte, tornando cacchio, sul con quelli ring. del club poi. E finalmente poi ha fatto vedere un po' la sua vera natura, penso io. Tu sei d'accordo con questa disamina? La sua vera natura ha anche senso. Che alla fine era tutta una macchinazione anche contro Roman Reigns. Ha fatto Ma finta forse è di. È cambiato, dai. cambiato nell'ultimo. Dopo la seconda sconfitta con Roman, Non secondo essendo riuscito a raggiungere il suo obiettivo, adesso
detto devo lasciare il segno in un modo o nell'altro. Non è che abbia ancora, credo, molti anni ad alto livello. Lui stesso, nelle interviste, con molta onestà, ha dichiarato di poter disputare un paio, 2, 3 anni al massimo, al top WWE, soprattutto per lo stile che utilizza, che richiede molta energia e molta attenzione. Sarà interessante vedere se con questa attitudine cambierà il suo stile di lotta, perché a questo punto non gli interesserà più Stupire con le stupire, avere i mosse. favori e gli applausi del pubblico. E sotto questo aspetto, John Cena è uno che di manovre acrobatiche non ne fa più di tanto, quindi la battaglia si giocherà anche molto sulla tecnica, secondo Comunque, tu tra i due match attendi di più me. questo. Attendo di più questo per i motivi sopracitati, per il fatto che John Cena è comunque uno che ci ha abituato a grandissimi incontri, molto spesso match dell'anno per pathos e interesse. AJ Styles, di contro, gli ultimi due match che ha fatto con Roman Reigns sono stati, secondo me, pregevoli e spettacolari. E quindi sono curioso di vedere se, matchando questi due grandi lottatori che sono in grado di fare grandi incontri, avranno una somma empirica delle loro capacità oppure si annulleranno e quindi ne verrà fuori un match non tanto godibile. Perché, sai, succede come contro Mayweather Pacquiao, che ci sono grandi attese e poi il match delude, no? Certo, può accadere di tutto. Beh, insomma, anch'io attendo forse un pizzichino di più questo incontro, proprio per il clima che si è creato, no? Di John Cena, il portabandiera WWE contro l'invasore esterno, molto tifato dal fan che segue la disciplina worldwide in tutto il mondo, ma che in WWE deve ancora dimostrare, non dico di meritare di starci perché l'ha fatto, ma meritare di poter battere qualcuno con un grosso peso specifico. E poi le capacità di Cena quando conta e lo stile adrenalinico di Styles effettivamente potrebbero darci qualcosa di nuovo. Purtroppo la sfida tra i due dell'ex Shield, anche se non c'è mai stata veramente causa infortuni, ci porta a due personaggi che già conosciamo. Molto bene. Mentre AJ Styles, appunto, è quella scheggia in più, quella imprevedibilità, quel non so cosa tirerà fuori dal cilindro. Con questo accoppiamento inedito che sì, anche a me dà quell'interesse in più, ma di poco, Di eh. poco. Sì, e sono anche molto interessato a scoprire chi sarà il settimo Eh qualificato sì, per il perché Money in the Bank Ladder ci Match. aspettavamo che venisse fuori dall'ultima puntata di Raw e invece ancora niente. Esatto, e allora qua voglio prenderti sulla. Voglio interrogarti. Se tu potessi così promuovere senza qualifica un settimo uomo, escludendo gli eliminati, Infatti questa è la chiave della ma contesa. potendo inserire, non so, anche un part-timer oppure uno infortunato che sta per rientrare, chi selezioneresti come settimo uomo da buttare dentro in quella sfida che già adesso sembra una parata di stelle? Beh, quando hai detto un infortunato che sta per rientrare, non può non venirti in mente un Randy Orton. Sì, o anche Bray Wyatt lì. Bray Wyatt potrebbe essere E se si perché... scrivesse Brock Lesnar? Caspita, però ce lo vedi in una contesa così con le Oh, scale. Brock Lesnar spacca tutto, scale mica scale, cioè non gliene frega niente. Pim pum pam. Brock Lesnar che non vediamo più dal match di WrestleMania contro Dean Ambrose, un match anche quello con grandissime attese che ha un po' deluso. Cioè, ti immagini un Brock Lesnar con la valigetta? Lo vedi poco, Se la mangia la cioè, non sai mai valigetta. quando c'è, ma quando arriva con la valigetta, oh, 3 volte orecchie dritte, perché cosa fa quello lì con la valigetta? Lui che con la D'altronde, valigetta è stato fregato, ad una WrestleMania. assolutamente, potrebbe essere la sua rivincita. D'altronde penso che un personaggio come lui non abbia bisogno di tutta questa trafila. Siamo un po' tutti propensi a pensarlo, cioè è talmente un nome grosso che può andare a bussare a qualsiasi porta e qualsiasi porta gli si aprirà se lui domanda un match. Quindi forse non ha bisogno di mettersi in gioco. Lo ha già fatto alla Royal Rumble contro voglia e alla fine ne ha pagato le conseguenze proprio contro un Bray Wyatt. Si sono alleati tutti per buttarlo Sì, fuori, anche anche quelli già quelli già eliminati. eliminati, quindi insomma Brock Lesnar è sempre un'incognita, però forse andrei più con Randy Orton. Spero rientri a sorpresa, spero di non rovinarvi la sorpresa con questo. Tanto noi non lo sappiamo No, non lo se sappiamo, quindi. però sai, a volte anche sentire un nome ti fa balenare qualcosa e se non lo vedi arrivare pensi sia una Potrebbe delusione. essere chiunque, magari qualcuno da NXT, non so, Nakamura, Finn Balor, insomma, io Nakamura sarebbe spettacolare, noi sono aperto a tutto, eh. siamo grandi fan di Nakamura, io e Sì, infatti Michele. Andres quando arriva a Sky adesso, Sì,
galleggia, poi entra così, le manovre, esatto. le convulsioni di Shinzuke Lo Nakamura. vedo e quando si appoggia alla scrivania si butta giù. Vabbè, allora, due spunti di discussione supplementari qua sotto. Il primo, quale dei due big match di Money in the Bank attendete di più? Cena contro Styles o Reigns contro Rollins? E chi inserireste d'ufficio tra gli atleti WWE attuali o i part-timer? Quindi non scrivete gente che non è in WWE. Chi inserireste d'ufficio come settimo uomo nel Money in the Bank Ladder Match che si disputerà fra un paio di settimane? E poi il precedente argomento che era la vostra classifica dei Dei fisici migliori. fisici migliori. Ecco, adesso che abbiamo parlato di NXT, mi è venuto in mente Apollo Crews, come non E ma inserirlo? l'hanno No, eliminato. ma tra i fisici migliori Ah, tra i della fisici classifica, quindi migliori. forse Rick Rude viene spodestato da Apollo Crews. Addirittura, lo metti così davanti. È un fisico molto diverso, però è proprio bello, tondo, corposo, Vabbè, no? ho capito che adesso andiamo di là e riscrivi tutta la classifica da cima a capo. Più ti vengono in mente nomi, più ne Poi gli atleti di aggiungerai. colore però sono avvantaggiati, cioè The Rock ha un po' di colore, un po' mulatto, quelli di colore proprio scuro sono sempre molto più Hanno neobruti. una costituzione Eh più. sì, beati loro, porca miseria, li invidiamo tantissimo, non Vabbè. solo per il Ah, fisico. sì? Io sono a posto come sto. Non so te, magari troppi allenamenti ti hanno. No, 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 tutto mi a hanno posto. reso di colore più scuro. Allora, un altro argomento sulla bocca di tutti è il promo, il pubblicitario che abbiamo visto del nuovo videogioco Ah, WWE caspita, sì. con Big Goldberg. Infatti ho detto cavolo, perché non si sapeva fosse il promo del videogame fino a quando non è uscito il Con la cartello. musica. Ho detto, ma No, come? no, Cosa sta no, succedendo? E no, no, no. poi è venuto fuori essere il nuovo WWE 2K17. Goldberg, quindi si spera lo vedremo ancora sul ring? Non lo so, lui ha dichiarato che ha diversi match ancora nelle sue corde vocali. In passato, nelle interviste, ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto lottare a WrestleMania per farsi vedere dal figlio, che non ha potuto vivere in real time i suoi exploit nella vecchia WCW o nel suo breve periodo WWE. E a tal proposito, se, come è possibile, ma non certo, dovesse disputare un match, seguendo le orme di Sting in WWE, tutti pensano ad una rivincita con Brock Lesnar, forse il primo vero incontro rovinato dai fan. Perché? Perché si sapeva che il contratto di Goldberg stava scadendo e si sapeva che Brock Lesnar avrebbe lasciato la compagnia. Quindi i fan, credo fosse WrestleMania 20, si rivoltarono. Vai, poi andiamo a vedere, io con la memoria faccio fatica, ormai sono vecchio. I fan si rivoltarono contro il match, fischiarono dall'inizio alla fine, c'era Stone Cold Steve Austin come arbitro e lui sostanzialmente fu l'unico motivo per tenere lì la gente ad applaudire qualcuno. Il match fu un fallimento non tanto per l'impegno degli atleti, ma perché si trovarono in una situazione ai tempi impossibile da prevedere, cioè con tutto il palazzetto contro a prescindere. Cioè fischiamo non voi, cioè fischiamo non il match, fischiamo voi come persone che se ne vanno. E poi il fan dimentica, Brock Lesnar è stato perdonato, anche The Rock ai tempi fu ostracizzato dai fan WWE, salvo poi mettere con un colpo di spugna tutto da parte. Ecco, però finendo il cappello introduttivo, togliamo Goldberg contro Lesnar. Se Goldberg può fare solo un match, contro chi lo mandi? Che non sia Lesnar. Attualmente, beh, direi un Triple H, anche perché Triple sì, perché Goldberg, un po' come è successo con Sting, comunque era un uomo simbolo di una federazione, potrebbe essere interessante vederlo contro l'altro uomo simbolo della federazione. E poi Triple H è uno che nel ring ancora ci dà. Sicuramente sarebbe un match gradevole. Certo, c'è da dire che Goldberg ha uno stile di lotta che poco si sposa con la forma fisica che può avere uno della a sua età attualmente. Se Sting ci ha stupito invece, perché all'interno del ring ha saputo mantenere il suo parco mosse quasi interamente e molto bene, fino a mettere in gioco il suo fisico a Night of Champions contro Seth Rollins quando ha subito quelle due powerbomb sul turnbuckle, Goldberg invece ha uno stile di lotta che prevede la forma fisica perfetta. Non so in questo momento quanto possa conservarla. Guarda, io ho altre idee su un suo unico possibile match. Allora, se dobbiamo andare a cercare nel passato di Goldberg, lo metterei contro Chris Jericho. Perché ai tempi della WCW i due non andavano d'accordo, e anzi, ci sono report, libri, testimonianze di alcune loro risse nel backstage. Se invece devo andare a cercare qualcosa di inedito, qualcosa che mi stuzzica, io Goldberg lo mando contro Dean Ambrose, cioè uno che fa della forza fisica il suo cavallo di battaglia contro uno fuori di testa che non ha paura di niente. Eh sì. Oppure,
Se vado a prendere un part-timer, se si rimettesse in forma, non credo sia possibile, però io prenderei Mick Foley. Mick Foley, l'uomo dei rischi contro uno che picchia duro. Cioè, sì, Allora con Dean Ambrose ci sei andato vicino, ho eh. preso il suo ipotetico erede. Esatto. E boh, sarà interessante vedere. Speriamo che a WrestleMania 33 ci sia Bill Goldberg in card, almeno per un ultimo commiato, anche se dice di avere qualche cartuccia ancora da sparare. Guarda, Vediamo. Goldberg era un atleta che arrivò come un fulmine a ciel sereno, per chi non ha vissuto la sua epopea in WCW. Fu uno dei pochi prodotti della palestra d'allenamento della compagnia. Inanellò una striscia vincente impressionante, veramente decine e decine di incontri uno dietro l'altro. Vinse il titolo degli Stati Uniti contro Raven e poi addirittura diventò campione del mondo, sorretto dall'affetto di tutti, perché sì, qualcuno diceva sembra Stone Cold Steve Austin come fisico, come look, però nel ring aveva un modo di fare molto molto diverso, che al pubblico della WCW, la federazione ai tempi rivale della WWE, poi comprata dalla medesima, ai tempi piaceva molto, insomma. Era uno stile, come federazione, lo stile era molto improntato sui big men e sulle vecchie glorie, su quelli storici, mentre adesso le cose sono un po' cambiate. Comunque, riassumendo, quali sono gli argomenti di oggi? Allora, Poi ne ho ancora un altro, io ti ancora un racconto, altro, certo. caspita, oggi siamo No, ma lunghi. l'ultimo è veloce. Dai, Ok. quarto punto di discussione qua sotto. Se Goldberg potesse disputare un solo unico match in WWE escludendo Brock Lesnar, contro chi lo mandereste tra gli attuali o i part-timer, ma sempre persone papabili, non gente accasata altrove, chi scegliereste e soprattutto perché? Quindi, classifica dei migliori Fisici. fisici. Quale dei due match tra Roman Reigns, Seth Rollins e Cena AJ Styles aspettate di più? Sì. Chi inserireste nel Money in the Bank a sette uomini? Sì, e E Goldberg. Goldberg invece non contro Brock Lesnar. Ultimo tema molto veloce. E abbiamo fatto 5 stelle, Sì, vai. dai, 5 stelle. Allora, sai, sono un grande appassionato di letteratura legata al wrestling. Colleziono riviste, un sacco di libri, ho la casa che mi sommerge. E voglio provocarti su questo. Se potessi scegliere di leggere il libro di una stella del wrestling, qualunque, che non è ancora stato scritto, cioè quella stella si scrive il suo libro, la sua storia. Di chi vorresti leggere appunto le fatiche Ric letterarie? Flair l'ha già scritto, vero, il libro? Sì, c'è un libro di Ric Flair, non aggiornato con gli ultimi anni, però è uscito un po' di Domanda tempo fa. tosta per chiudere, qui perché... Perché d'altronde tu fai il DJ e non leggi i libri, tu senti solo la musica e Esatto. quindi dici, vabbè, ma io le cose le Tra l'altro ho ascolto. scoperto che c'è un The Wrestling Album, che è un Sì. album Degli anni degli anni Ottanta, Ottanta, sì, io l'ho con scoperto solo di recente. adesso ti faccio fare il provino per confermarti telecronista. Io non lo sapevo, non lo conoscevo perché Ma dai, ma c'era anche il video con loro del una cantiere. mia amica è stata in America e mi ha portato in regalo questo vinile che io, di cui non conoscevo l'esistenza. Cioè. Però tornando al libro, chi potrebbe? Brock Lesnar lo ha già scritto un libro? A Credo di memoria no. non credo. E allora quello di Brock Lesnar, perché sarebbe interessante No, vedere. forse ce n'è Forse uno. c'è. Forse ce n'è E uno. allora come faccio? Allora, se Brock Lesnar non va bene, Daniel Bryan l'ha appena scritto, è tosta perché Vabbè, dai, tanti ne hanno Andras è indeciso. Ne già. stanno uscendo alcuni interessanti, almeno usciranno nei prossimi mesi. Quello di AJ Lee, ad esempio. Io sono molto interessato a quello di Stephanie McMahon, perché lei nel backstage ha visto tante leggende. Quando eravamo in America a WrestleMania mi ha raccontato degli episodi legati ad Dusty Rhodes, a Bruno Sammartino, e sono certo che nell'armadio dei ricordi custodisce tantissime cose che non ha mai reso pubbliche. Ma! Chris Jericho l'ho già Ne ha scritto. scritti tre, Ma Andres. porca Stai miseria. facendo Ma brutta figura. Non senti che dire non nomi a sono un caso. Te l'ho lettore. detto che tu ascolti solo la musica. Se gli chiediamo sulla DJ, sa tutto, ma la letteratura ti ho beccato sul Male, wrestling. male. Per questo siamo complementari, io e Michele. Allora, il libro però che leggerei più di tutti, altra Stefani, Vince McMahon chiaramente, cioè Vince McMahon chissà cosa ti tira fuori, potevi dire lui, giocavi facile. Pensavo lui ne avesse scritti Ah no, decine, ma invece figurati, Vince non si no. espone. Anche quando leggi le news, Vince McMahon pensa questo, Vince McMahon dice quell'altro. Ma chi è che l'ha intervistato? Non c'è un'intervista a Vince. Sono Fonti tutte. non attendibili. Cioè, uno mi scrive, Vince McMahon pensa che Sasha Banks è scarsa o si fa male spesso, ma quando mai l'ha dichiarato? A chi l'ha dichiarato? Cioè, io ogni tanto leggo le news e mi faccio queste domande da ex giornalista, o comunque giornalista no, ma da persona che svolgeva un ruolo giornalistico, l'ho fatto per 7 anni. William Regal l'ha scritto? William Regal l'ha scritto. Porca miseria, ma allora devo aggiornarmi sui Sì. libri. Ad ogni modo, arriviamo al dunque, se no diventa un vlog lunghissimo. Io leggerei più di qualunque altro il libro di Raven.
perché ha vissuto tutte le federazioni al pieno della loro fama. È stato in WWE da manager insignificante, poi Extreme Championship Wrestling quando era tosta, alcune delle storyline più interessanti come il figlio di Sandman che lui glielo porta via e quant'altro, campione, è stato in WCW con tutti i grandi nomi, alcuni dei quali abbiamo citato oggi, e poi è tornato in WWE per l'ultima parte della sua carriera, è stato sempre in match minori, titolo hardcore, cose secondarie, però ha tirato avanti un personaggio in continuity ovunque è stato, tranne il primo stint in WWE. Molto molto difficile da ideare, perché era una storia in progress, in progressione, che andava avanti indipendentemente da dove lui andava a finire. E sono certo che, essendo un personaggio anche un po' particolare, potrebbe tirar fuori tanti di quegli aneddoti che gli altri magari, per quieto vivere, non avrebbero l'ardire di mettere nero su bianco. Allora, mi hai fatto venire in mente, forse con quest'ultimo nome ci sono, Attenzione che ti giochi il tuo futuro. The Big Show. The Big Show non credo Oh, che anche adesso. lui è stato campione di tre federazioni, di tutte e tre, della WCW, ECW e WWE, e quindi qualcosa da raccontare ce l'avrà. Oh. Perfetto, allora anche voi potete scriverci l'ultimo punto, il quinto qua sotto. Quale libro di atleta WWE o altro vorreste leggere? Se poi magari finite a fare, insomma, la figura come Andres, che quell'atleta l'ha già scritto il libro, fa niente, non è che dovete saperli tutti. Sì, non come me che invece li devo sapere, Vabbè, però. adesso ti scrivo ad un corso tenuto da me a modica, a cifre Ah, modiche per beh, chiedo la recuperare. carta del Godzilla allora. Esatto, bravo. Cioè, al massimo se l'ha già scritto tipo William Regal, o voi volete leggere la versione aggiornata, quel libro è vecchio, volete anche gli ultimi anni, va bene? Caspita. Va bene, dai, direi che siamo arrivati alla fine. Se il video vi è piaciuto, attraverso YouTube o Facebook, a seconda di dove l'avete visto, World of Wrestling, ad esempio, che adesso ci ospita, fate un bel condividi, così ci aiutate a diffondere questi nostri lavori e un pochino ci gratificate pure, no? Sì, poi noi leggiamo tutti i vostri commenti comunque, anzi, degli spunti interessanti ci sono stati, non li abbiamo presi in esame oggi, ma nel prossimo vlog lo faremo, tipo parlando proprio di Roman Reigns, un ragazzo ha detto l'antieroe, la parola antieroe dovrebbe stuzzicare anche te, la prossima volta ne Va parliamo. bene, quindi direi che per oggi è tutto. Dal bardo Michele E Posa. dal diamante del ring Andres Diamond? Alla prossima! Ciao! Spingo io?